Allora, dottor Mondoleone, un convegno in una giornata particolare che poteva essere rischioso, invece è stata una risorsa preziosa per tutti i partecipanti che hanno affollato la sala e che hanno cercato poi un rapporto con voi relatori su degli aspetti pratici. È una bella cosa. Indubbiamente, noi abbiamo cercato tutti noi oggi come relatori di portare alla luce determinate criticità, determinate difficoltà che caratterizzano il sistema minorile. Lo abbiamo fatto ciascuno di noi in base alle proprie specifiche competenze, mettendo a disposizione di tutti il nostro poi background culturale. E devo dire che ho riscontrato effettivamente delle sinergie molto positive. Una partecipazione attiva lo abbiamo anche visto durante le varie positive interruzioni, perché sono servite anche per evidenziare ancora altri aspetti che magari poi inevitabilmente si possono un pochino trascurare durante un convegno, ma d'altronde dico il tempo è quello. Sono molto soddisfatto, devo dire che sono anche molto contento di come è stato organizzato. Ecco. Da domani cosa, ecco, possiamo fare di più di quanto non si sia fatto fino a ieri? Io credo che il primo aspetto su cui bisogna battere è sensibilizzare, chiusa quelle penne, con cui poi si scrivono le leggi di questo Stato, portando all'attenzione quindi degli onorevoli, poi ovviamente quelli che si occupano specificatamente di questo settore, quelle criticità che oggi abbiamo evidenziato. Perché vede, alcuni aspetti si possono affrontare singolarmente, oppure anche mettendo insieme noi le nostre energie. Altri richiedono necessariamente interventi normativi. Arrivederci.